siamo in via Raffaello per segnalare che l'operazione marciapiedi puliti è qui, non c'è stata. Guardate il marciapiede di via Raffaello in che condizioni versa. È vero che l'operazione in via Corcione doveva essere un'operazione sperimentale, ma se il marciapiede di via Raffaello, una delle arterie più frequentate e centrali della città, versa in queste condizioni, c'è da pensare che quell'esperimento sia fallito. E la conferma arriva qui, girando per via Gemito. Guardate in che condizioni si trova questo marciapiede. Di sicuro non può essere definito un marciapiede pulito. In via Botticelli, a due passi dalla sede della Proloco, la mancanza di spazzamento del marciapiede è testimoniata dalla presenza di feci canine solidificate. Qui siamo in via Roma e vi mostriamo un altro marciapiede pulito, un altro marciapiede che avrebbe necessità di un intervento di pulizia che evidentemente non è stato toccato dall'operazione marciapiede pulito. È sicuramente il marciapiede più frequentato della città e queste sono le condizioni in cui versa. E non cambia il panorama se andiamo dall'altro lato del marciapiede, quello che costeggia via Vito di Asi, dove abbiamo addirittura un'esposizione di venditori che vendono praticamente rifiuti depositati sul marciapiede, che come è possibile rendersi conto di interventi di pulizia non ne vede da tempo. Per chiudere il servizio eccoci in via Ettore Corcioni, la strada oggetto dell'operazione marciapiede pulito avviata a carattere sperimentale, e controlliamo le condizioni del marciapiede. Guardate, questo è un marciapiede pulito. Se l'esperimento è stato effettuato come è stato effettuato, questo marciapiede è pulito, così come è pulita la strada. Passiamo dall'altro lato e guardiamo l'altro marciapiede, che sembra nelle medesime condizioni quanto a pulizia. Guardate, questo marciapiede è stato oggetto dell'operazione marciapiede pulito. Un'operazione durata una mattinata, alcune ore, e poi evidentemente conclusa. Un'operazione che lascia il marciapiede sporco fino anche davanti all'accesso della casa di uno dei componenti dell'amministrazione provinciale, del vicepresidente dell'amministrazione provinciale di Caserta, nonché personaggio di rilievo del PDL cittadino. Guardate in che condizioni si trova questo marciapiede, è stato sottoposto all'operazione marciapiede pulito. Il risultato dell'operazione, come si vede, lascia completamente a desiderare. Operazione definita marciapiede pulito, indubbiamente c'è stata, come confermano i commercianti, ma il risultato è quello che vedete, e non è soltanto il marciapiede ad essere sporco, ma è sufficiente dare un'occhiata a questo che vi mostriamo per rendersi conto che il problema interessa l'intera strada. Questa è via Ettore Corcioni, una delle arterie più importanti e centrali della città, quella che è stata presa come esempio per avviare un sistema di pulizia nuovo di strade e marciapiedi. Se questi sono i risultati, c'è da chiedersi: esiste un controllo al lavoro che viene effettuato? Perché se il controllo non c'è, i risultati si vedono.